Buongiorno a tutte e a tutti, eh, benvenuti oggi qui. Eh, il piacere mio di introdurre e conversare con Massimo Polidoro, che eh, sicuramente eh, molti di voi conosceranno, ma per quelli che non sono aggiornati su tutte le attività eh, di cui si occupa, ricordo solo che eh, Massimo è giornalista e scrittore, eh, segretario nazionale del CICAP, il Comitato eh, Italiano per... La, eh, il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, è direttore del Cicap Fest che si è tenuto proprio il primo weekend di settembre qui a Padova, ha scritto credo una cinquantina di libri. Siamo in questo ordine di grandezza, forse di più, anche per eh, grandi e anche per ragazzi. E naturalmente è noto al pubblico della televisione per la sua rubrica La psicologia delle bufale su Superquark, è uno stretto collaboratore di Piero Angela, ma è noto anche al pubblico del web perché Massimo è un attivissimo divulgatore scientifico su Instagram e su YouTube e quindi insomma fa un sacco di cose. Oggi siamo qui a parlare invece del suo nuovo libro che però deve ancora uscire. E uscirà il 26, 27 di ottobre, 26. 26 di ottobre e si intitola, per la precisione, penso che abbiamo anche la copertina, si intitola Pensa come uno scienziato o una scienziata. Eh, come vedete c'è questo simbolo fonetico che è lo Schwa in copertina, eh, parleremo anche del tema dell'inclusione oggi eh, nella nostra conversazione, come coltivare l'arte del dubbio. Allora, il denominatore comune, il filo conduttore della conversazione di oggi è una domanda a cui tenteremo di rispondere e questa domanda è anche la stessa domanda che c'è nel titolo di un libro che Massimo consiglia negli approfondimenti proprio del suo libro e questo libro si intitola Perché fidarsi della scienza? È un libro scritto da Naomi Oreskes, che è una filosofa della scienza americana, lavora a Harvard, è filosofa della scienza, ma eh, in realtà ha una formazione come scienziata della Terra. Si è occupata molto di cambiamento climatico e ha dato dei contributi fondamentali per eh, la costruzione del consenso attorno al fatto che le attività antropiche generano il cambiamento climatico. Eh, ma appunto, lei, da, da accademica, risponde a questa domanda: perché fidarsi della scienza da accademica? Eh, Massimo eh, ragiona intorno a questa stessa domanda in questo libro, però eh, porta il dibattito al di fuori delle aule accademiche e lo rende accessibile ad un pubblico eh, di persone qualunque che decidono di, di interessarsi di questi temi e questo è sicuramente uno dei meriti maggiori di questo libro. Eh, libro che si divide in due parti, la prima parte la definirei un, un discorso sul metodo, perché parla di metodo scientifico. La seconda parte invece parla di come applicare il metodo scientifico nella vita di tutti i giorni e qui infatti incontriamo tutta una serie di ostacoli e di tranelli cognitivi in cui possiamo ricadere se ci adagiamo troppo facilmente sulle nostre... Eh, comodità sui nostri eh, pregiudizi, le nostre idee pregresse. D'altra parte, per stare in salute un po' di fatica bisogna farla, e anche dal punto di vista della comprensione della realtà, un po' di fatica cognitiva per vincere le proprie resistenze bisogna farla. E Massimo anche ci, ci parla anche di questo. Allora, eh, questa come panoramica introduttiva del, dell'ultimo libro di Massimo, io adesso ti rivolgo la prima domanda, che è esattamente la stessa domanda che c'è sulla copertina del libro di Naomi Oreskes ti chiedo perché fidarsi della scienza? Beh, grazie Francesco per questa bellissima introduzione, grazie a tutti voi per essere qui eh, presenti, per le persone che ci stanno seguendo a casa, non sapete che bello è vedere appunto una sala così piena di persone eh, che vengono ad ascoltare discorsi sulla scienza, sul metodo, cose che... Eh, lo si fosse detto magari qualche anno fa, sembrava fantascienza, figurati se le persone vanno ad ascoltare un, una conversazione sul metodo della scienza, e invece. Eh, è molto bello vedere tutta questa partecipazione e diciamo che anche che, che forse giochiamo un po' in casa, proprio perché, come dicevi tu, eh, abbiamo chiuso da non tantissimo il CICAP Fest, no? il Festival della Scienza e della Curiosità, che è ormai è arrivata alla sua quarta edizione, che organizziamo con il CICAP tutti gli anni qui a Padova, con l'università, col comune, la provincia, la regione e, e con tanti partner. Insomma, perché. Eh, e lo vediamo insomma in questi incontri, anche quest'anno che è stato così ehm, difficile, ehm, però ora che si ricomincia un po' ad aprire, come succede qui questa sera, anche al Cicafes, che l'anno scorso era tutto in digitale, adesso è tornato in parte in presenza, abbiamo visto una grande partecipazione. Perché? Perché c'è evidentemente un interesse a capire. E se il racconto che si fa della scienza non è quello... Appunto della, di chi la fa di mestiere, quindi all'interno del, del suo ambito, eh, nei laboratori, eh, nell'ambito della ricerca, che è una discussione molto alta e molto, spesso molto difficile o inaccessibile del tutto, non solo alle persone comuni, ma ad altri scienziati che si occupano di altri ambiti della scienza, proprio perché eh, non basta no, essere competenti di biologia per poter capire che cosa fa invece eh, necessariamente che ne so, il, il geologo o l'astrofisico. Appunto. Però c'è una cosa che unisce un po' tutte le discipline scientifiche. Ed è appunto il metodo, no? ed è questo che io voglio raccontare, che cerco di raccontare nel libro eh, e arriviamo anche appunto al perché eh, fidarsi della scienza. Perché il metodo della scienza è uno strumento per conoscere, cioè non è una disciplina, non è la fisica, non è la chimica, non è la biologia, è un modo per guardare al mondo, per guardare a quello che accade nella natura per cercare di trovare una spiegazione, cercare di trovare ehm, il meccanismo che sta sotto ciò che accade intorno a noi. E ci siamo resi conto, come, voglio dire, come specie, come eh, genere, eh, Homo sapiens, ci siamo resi conto ormai eh, 4-5 secoli fa, che attraverso diversi modi per conoscere la realtà, conoscere il mondo, che potevano essere il ricorso all'autorità, allora in quel caso torniamo appunto al 400, al 500, se le autorità, in particolare in quell'epoca le autorità ecclesiastiche dicevano che la realtà era quella, quella era la realtà, perché c'era scritto sui testi sacri, perché lo diceva il Papa, perché lo diceva l'autorità, quella era la realtà. Invece poi si è scoperto che era una verità che appunto era diffusa e doveva essere accettata ma che magari non riusciva effettivamente a spiegare ciò che accadeva in natura. Eh, le interpretazioni, le spiegazioni per ciò che accade nel mondo sono presenti in tutte le culture, tutti hanno cercato di, di spiegare da dove arriva eh, il mondo stesso, da dove arriviamo noi, cosa succederà dopo la morte, su tutte cose a cui l'uomo da sempre cerca di trovare delle risposte e lo fa con quello che ha a disposizione, in genere fino a pochi secoli fa la sua fantasia e basta poi quando si è iniziato a capire che forse ponendo delle domande anche più modeste rispetto a quelli grandi interrogativi della vita ma però iniziando da quelli si poteva capire qualcosa se si seguiva un metodo particolare e questo metodo che ha Reso eh, e ha codificato, e ha reso più eh, comprensibile e strutturato proprio Galileo Galilei. Qui siamo al Festival Galileo e siamo nella città dove Galilei ha insegnato per tanti anni. Lui lo ha formalizzato con Cartesio, insomma, quella è l'epoca, siamo nel Seicento. Ma già prima, già un secolo prima, Leonardo da Vinci, per esempio, che è una mia grande passione, come sai, Leonardo aveva intuito che non basta che qualcuno dica qualcosa, non Il principio di autorità non basta che qualcuno dica qualcosa perché sia vera. Serve verificare con i fatti, con l'esperienza. Lui si definiva un discepolo dell'esperienza, uno che prima di affermare qualcosa vuole andare e farne esperienza per capire se è proprio così. Invece fino ad allora tutti quanti facevano delle ipotesi per spiegare che, so, come mai eh, l'acqua che scende dal cielo, eh, da dove arriva l'acqua che scende dal cielo e l'ipotesi che che facevano molti, era che circolava, no? circolava come il sangue che circola nel corpo umano, la stessa terra è un organismo vivente, quindi l'acqua è il suo sangue, e così come il sangue risale nel corpo, anche nella, nella terra eh, l'acqua risale all'interno dei monti e poi ridiscende. E per tantissimo tempo questa era la spiegazione. Anche Leonardo piaceva molto, perché era molto poetica, vedeva la terra molto simile all'uomo, lui però era, come dicevamo, un discepolo dell'esperienza, voleva andare a vedere, così studiava i corsi d'acqua, cercava di capire dove andava a finire, andava nelle montagne, le scalava addirittura, si rendeva conto che l'acqua non, non risale dentro le montagne, c'è poco da fare, può visitarle tutte quelle che vuole, ma l'acqua scende e basta, non, non va su. E quindi, e quindi intuisce che l'acqua effettivamente poi torna su perché evapora dai mari, dai fiumi, dai corsi d'acqua e poi forma le nuvole e ridiscende. Quindi ha intuito, no? non ha potuto verificarlo perché non aveva gli strumenti, non aveva la possibilità tecnologica per farlo, l'ha intuito però già allora. Un grande peccato per quel che riguarda Leonardo è che purtroppo non ha mai pubblicato niente di tutto quello che scopriva, di tutto quello che intuiva, non ha mai scritto un libro che sia stato pubblicato se non sulla pittura, ma molto tempo dopo la sua morte. E tutte le sue scoperte sono rimaste nascoste nelle sue carte, nei suoi cassetti. Quindi questo è un grandissimo eh, peccato perché poi sono dovute essere state riscoperte da altri in seguito e Leonardo le aveva già viste. Ma al di là di tutto questo discorso, il metodo è proprio il farsi domande, no? cioè chiedersi come mai succede questo. Su, di fronte alle domande che ci facciamo si possono iniziare a fare delle ipotesi. Forse succede questo perché c'è dietro questo possibile fenomeno. Bene. E qui c'è il passo successivo, quello che rende il metodo qualcosa di concreto e di, eh, capace di darci una risposta oggettiva. Come facciamo a essere sicuri che la nostra ipotesi è giusta? Facciamo un esperimento. Se l'esperimento riesce, forse quella è quella giusta, se non riesce dovremo trovare un'altra ipotesi. Quindi eh, questo, questo mh, semplice, che ci sembra oggi eh, logicamente la cosa più banale, in realtà molti fanno ancora fatica ad assorbirla. E lo vediamo tutti i giorni in qualunque tipo di ambito eh, ed è il motivo per cui dilagano tantissimo no? le bufale, la pseudoscienza: eh, perché sembrano darci risposte e ipotesi per problemi, per malattie, per questioni di vario tipo che a orecchio ci sembrano anche sensate, ma che se poi tu dovessi davvero mettere alla prova, fare un esperimento, ti renderesti conto che non stanno in piedi, che sono false e che qualcuno se le ha inventate per i motivi più disparati, insomma, non escluso, non, non ultimo, quello di, di guadagnarci, insomma, di specularci sul bisogno che hanno tante persone di avere risposte eh, pronte, risposte rassicuranti a problemi che magari sono molto complessi e le risposte semplici non ce le hanno. E allora non è che si tratta di fidarsi della scienza intesa come eh, le persone, i singoli scienziati, perché purtroppo... Ci rendiamo conto, lo vendiamo anche in tanti casi, che i scienziati sono esseri umani, sono donne, sono uomini come noi, che fanno un lavoro di, di ricerca, certo, ma che possono anche sbagliarsi, possono anche cadere in errore, possono anche addirittura avere dei comportamenti eh, scorretti, non etici, criminali in qualche caso. Ci sono degli esempi anche di questo. Quindi non si tratta di delegare agli scienziati la nostra fiducia, ma alla comunità semmai della scienza, che vuol dire, che vuol dire in generale al, al metodo che usa la scienza. Ma la comunità della scienza, che cos ha di eh, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che uno scienziato può imbrogliare, può dire delle fesserie, può alterare i dati, può fare quello che vuole, due magari anche, ma il problema è che. All'interno del metodo scientifico ci sono gli anticorpi per correggersi, per individuare quelle che possono essere eventuali storture, eventuali ehm, bugie, insomma, perché se gli altri scienziati, gli altri colleghi in qualunque altra parte del mondo non ottengono gli stessi risultati che annuncia illuminare che magari sembra aver fatto la scoperta del secolo e poi si rivela non essere così, ebbene. Eh Vuol dire che c'è qualcosa che non va in quell'esperimento oppure che davvero addirittura i dati possono essere stati falsificati. Quindi ecco, non dobbiamo fidarci del singolo, ma di un metodo che ha dimostrato in così tanti secoli di funzionare e di darci delle risposte oggettive. Ecco, vorrei proprio soffermarmi su questo ultimo aspetto che hai sottolineato, cioè sul fatto che non ci dobbiamo eh, eh, fidare troppo, diciamo, del singolo scienziato. Ehm, provo a dare un dato che magari ci aiuta a riflettere su questa cosa. Ehm, se noi arbitrariamente decidessimo che il metodo scientifico, appunto, è nato 400 anni fa e quando è nato esisteva un solo scienziato, quindi diciamo Galileo, naturalmente, come hai detto, c'era Leonardo da Vinci che non aveva formalizzato il metodo scientifico, ma era all'interno di quell'alveo, diciamo, stava, stava andando in quella direzione, che poi verrà formalizzata poi da da Galileo Galilei, ma diciamo che 400 anni fa esisteva uno scienziato, Galileo Galilei. Oggi, nel 2021, i censimenti ufficiali dicono che al mondo esistono qualcosa come 8 milioni di ricercatori che lavorano in ambito pubblico, in ambito privato, che comunque hanno a che fare con i meccanismi di produzione della conoscenza scientifica. Naturalmente anche la fisica di Galileo non è più solo una fisica, ma ci sono Tante sottodiscipline, c'è cioè la fisica delle particelle, la fisica delle alte energie, la meccanica quantistica, la teoria della relatività, l'astrofisica. Per la medicina potremmo dire lo stesso, probabilmente, anzi, abbiamo più familiarità con le varie branche della medicina che abbiamo visto anche proiettate in televisione negli ultimi anni: abbiamo visto virologi, immunologi, epidemiologi, infettivologi, ciascuno dei quali è molto specializzato nel suo campo. No? Allora, visto che c'è quest questa specializzazione, dopo per carità ci sono anche le eccezioni in cui magari c'è uno che ha dato contributi in tantissimi campi, tipo ad esempio Giorgio Parisi, che ha appena vinto il Nobel per la fisica, che con i suoi modelli fisici e matematici ha davvero contribuito a un'infinità di campi, dalla biofisica, alla fisica delle particelle, alla climatologia. Però questa è un po' l'eccezione, non la regola, no? Per lo più possiamo dire che gli scienziati sono competenti del loro campo di eh, specializzazione. E, allora, quando, visto che tu hai parlato anche di principio di autorità, è molto, è molto semplice che la scienza ci ha emancipato da autorità istituzionali che in passato volevano avere la verità eh, rivelata, no? E, allora. Eh, Ogni tanto però si può scambiare lo scienziato che va in televisione per un'autorità no? che dice come stanno le cose. Mentre invece quello che bisogna fare, anche qui bisogna fare uno sforzo, è guardare no? al consenso della comunità di riferimento di quello scienziato. Allora ci spieghi questa differenza tra eh, parere del singolo scienziato e della comunità di riferimento di quello scienziato? Allora, abbiamo visto proprio quest'anno i tanti problemi che ci sono, al di là dei problemi appunto di, di salute e che abbiamo tutti vissuto eh, con la pandemia, ma anche di comunicazione no? Nella, della scienza in particolare eh, relativamente al virus, ai vaccini. In televisione si è assistito tante volte proprio a discussioni, dibattiti, dove, soprattutto all'inizio di, di tutta questa vicenda, dove diverse... Specialisti, diversi esperti, sostenevano posizioni diverse no? e questo veniva, creava confusione, se vogliamo, in chi guardava, perché ma com'è possibile? Allora, qui ce n'è uno che dice che questa è la causa del virus, qua ce n'è uno che dice il contrario. com'è possibile? La scienza non dovrebbe darci delle risposte chiare e, e, e nette sulla, sulla realtà? Eh, il problema è che se noi ci troviamo di fronte a un nuovo fenomeno, qualcosa che non abbiamo ancora visto, di cui ci dobbiamo ancora occupare, all'inizio, l'abbiamo visto prima, all'inizio bisogna fare ipotesi di ogni tipo e allora magari c'è chi dice una cosa, c'è chi dice il suo contrario, quello che ci aiuta a capire è la sperimentazione, è la verifica, è mettere alla prova ogni singola ipotesi per avvicinarci il più possibile a quella che potrebbe essere eh, la realtà dei fatti, ma ci si arriva gradualmente, non si può pretendere come invece... Molti che guardavano, ma addirittura chi organizzava i programmi o nella politica stessa, noi sentivamo persone che dicevano eh, la scienza deve darci delle certezze, ma proprio non avete capito che cos'è la scienza, non è il, la, la verità infusa. La scienza cerca di trovare delle risposte lavorandoci col tempo, eh, verificando, scremando, ripulendo e avvicinandosi un po' a quello che potrebbe essere eh, la realtà dei fatti. Nuove scoperte potrebbero cambiare ancora le cose, no? magari deviare il percorso verso un'altra un strada, ma non, non ha la verità, la scienza non può dare le certezze che alcuni sognano, eh, ahimè. E, però dando questo messaggio si crea l'illusione che invece... Se c'è questa confusione, questa differenza di opinioni, allora c'è qualcosa che non va. Neanche la scienza capisce niente. Non è così. E questo è stato un grosso problema nella comunicazione. Poi, quando invece si inizia a capire, quando si inizia a fare delle ipotesi, quando queste ipotesi soprattutto sono sostenute dalle ricerche, dalle verifiche che fanno gli studiosi nei laboratori, le ripetono altri laboratori, ottengono gli stessi risultati, quindi, come dicevamo, costruiscono un consenso della comunità su determinate ipotesi, chi arriva e sostiene ancora, dopo tutto questo lavoro, un'ipotesi che è completamente contraria, dice una cosa che non è quella della comunità scientifica, non è. Il Galileo, come spesso si viene, cerca di, di trasformarlo, no? quello che ha capito tutti gli altri perché sono dei pecoroni e vanno dietro a quelle che sono le, le regole della, della loro casta, ma lui sì che ha capito, o lei, insomma, ha capito tutto e, e gli vogliono mettere a tacere. No, non funziona così. Se questo davvero ha capito tutto, basta che porti le prove, basta che pubblichi i suoi risultati, tutti gli altri potranno verificarli e vederlo. Solitamente cosa succede? Che il presunto o l'autodefinito si Galileo incompreso non pubblica un bel niente, si tiene le sue cose nascoste, e dice "Eh, ma io ho trovato la soluzione per curare il virus che non passa attraverso i vaccini, però Big Pharma o chi per lei, insomma, mi vuole eh, ostacolare e, e proibire". Ecco pubblicali, rendeli pubblici, fai vedere che cosa hai trovato, così se davvero come dici è un beneficio per tutti, ovviamente non lo fanno perché non l'hanno trovato ma hanno altri interessi no? ed è facilissimo costruirsi poi la fama di perseguitato e costruirsi un seguito eh, di persone disperate spesso perché hanno bisogno come dicevamo di risposte, di sicurezze che non è possibile dare e su cui speculano e su cui eh, guadagnano in tanti modi. Ecco. Per cui è questo che ci dovrebbe aiutare un po' a navigare nella comunicazione, ma la maggior parte delle persone non sa che la, la scienza funziona così. Quindi anche l'idea di scrivere un libro come questo, dal mio punto di vista, è proprio quella di avvicinare quante più persone possibili a questi argomenti in una maniera che sia accessibile, piacevole. Nel libro, adesso apro una parentesi, ma nel libro, ed è una cosa che mh, ripetiamo da tantissimi anni con il CICAP, ma già lo dice Piero Angela da chissà quanto, sarebbe davvero importante, più che a inseguire no, tutte le bufale che escono, tutte le fesserie che costantemente ritroviamo sui social, che ci gira l'amico dell'amico, lo zio complottista o chi altro che va fatto va bene, ok si fa anche quello, portavi un sacco di tempo perché poi ricomincerà da capo come se niente fosse tutto, tutto, tutto questo tipo di discorso molto più importante sarebbe investire eh, nella scuola creando anche solo Un'ora alla settimana in cui si abitano i ragazzi a pensare in modo critico, a sviluppare una mentalità che si avvicina a quella del metodo scientifico, che si abitano a usare la logica, no? l'argomentazione anche tra di loro, a sostenere punti di vista diversi. Perché abituarli al metodo, abituarli a ragionare in maniera critica, cosa che comunque certo varie discipline scolastiche cercano di trasmettere, ma avere invece un'ora che è dedicata solo, specificatamente a questo, al modo di ragionare, darebbe al, ai ragazzi che escono dalla scuola alla fine uno strumento che si portano appresso per tutta la vita. Non, al di là delle nozioni che sono importantissime di biologia, di chimica, di matematica e che è importante che studino, imparare il metodo è qualcosa che, che non si dimentica. Le nozioni, purtroppo, se uno non continua a coltivarle se le dimenticherà. Ma il metodo. Ci abitua a pensare in un certo modo, ci abitua a essere eh, cittadini eh, critici in tutti gli ambiti, non solo quelli scientifici. Qualunque ambito, farsi domande, voler vedere le prove, chiedere le evidenze per qualche affermazione, ebbe, metterebbe molto in difficoltà, per esempio, chi eh, in politica soprattutto, ma non solo, in economia, in tanti ambiti, nella pubblicità, le spara grosse eh, e poi confida sul fatto che tanto le persone non vanno mai a verificare, non fanno mai le domande giuste che permetterebbero di capire che sono solamente parole e non sono fondate. Abituarsi ad avere questo tipo di atteggiamento critico costringerebbe eh, tutti quanti a essere più attenti e più eh, basati sui fatti nelle loro affermazioni. Io credo che qui stiamo proprio centrando il punto della discussione, perché tu hai detto proprio che dobbiamo imparare ad essere cittadini critici e, eh, se vogliamo, l'obiettivo anche di questo libro e comunque della, della discussione di oggi non è tanto dire le cose stanno così, le cose stanno qua, è semplicemente un invito a ragionare. E, eh, Riprendo un'altra cosa che hai detto, eh, ovvero che in questi ultimi due anni in cui mh, insomma, non abbiamo mai avuto un'esposizione della scienza sui eh, mass media eh, in, in un modo simile, insomma è probabilmente una prima mondiale per così tanto tempo, ecco. e, um, hai detto che c'è stato un, un problema di comunicazione, perché eh, è, abbiamo visto i messaggi eh, contrastanti lanciati da diversi scienziati che finivano per creare quel fenomeno che adesso ha anche un nome, che si chiama infodemia no? o dissonanza cognitiva, cioè ci sono delle informazioni a contrasto che non riusciamo a far convivere. Ecco, secondo me uno dei problemi, eh, oltre potremmo parlare dei format televisivi, dei talk show, benissimo, ma eh, secondo me uno dei problemi è le aspettative che il pubblico ha nei confronti di quello che sta per vedere, perché se uno pensa appunto che, eh, come dicevi, la scienza è una fabbrica di certezze inconfutabili, si aspetta che qualcuno gli dica come stanno le cose e mh, ha la pancia piena, è sazio, invece, come dicevi, di fronte a un fenomeno nuovo come un virus, le ipotesi all'inizio devono essere tante perché è proprio fisiologico all'interno del metodo scientifico che ci siano tante ipotesi a confronto e poi venga selezionata l'ipotesi migliore con esperimenti, con approfondimenti eccetera. E allora qui entriamo in un campo che, ehm, che, che richiama anche ad uno, ad uno slogan che abbiamo sentito molto nei, nei, negli anni scorsi che è uno, lo slogan, lo definisco così, non saprei come altro definirlo, che è la scienza non è democratica. No? Allora vorrei chiederti cosa ne pensi di questo, perché eh, alla luce del... naturalmente questo è uno slogan perché eh, prende solo la parte diciamo, elettorale della democrazia, quando invece la democrazia è una cosa molto più complessa, è un confronto tra pari, è un dialogo eh, equanime eh, tra diversi attori, è una cosa molto più complessa. E visto appunto, e mi ricollego al, al, al punto con cui hai chiuso il, la, la tua risposta prima, c'è cioè il fatto che dobbiamo diventare cittadini critici, allora, mh, che cos'è la cittadinanza scientifica? Che, che rapporto c'è tra scienza e democrazia? A che cosa serve diventare cittadini critici? Beh, eh, intanto quello lo slogan a cui fai riferimento, è, diciamo pure frainteso diciamo così, eh, nel senso che utilizzato eh, di fronte all'esasperazione di chi appunto facendo ricerca, occupandosi di scienza, si sente magari contestare da persone che non ne sanno nulla, ma hanno letto un post su Facebook che diceva così e quindi pensano di sapere di tutto e quindi la risposta è stata anche sprezzante, se vogliamo, eh, non avete il diritto di fare queste domande perché non ne sapete niente, la scienza non è democratica. Che è un pessimo modo di, di mettere le cose, perché non è vero che la scienza non è democratica, perché se non fosse democratica, allora basterebbe davvero sì lo scienziato che dice: queste sono le cose. Fine. Io sono un premio Nobel, eh, non, non mi rompete le scatole, questi sono i fatti. Non funziona così. Tutta la comunità scientifica deve avere la possibilità di verificare e mettere alla prova. E se l'ultimo dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca scopre che quello che dice il premio Nobel è sbagliato e lo dimostra, ha ragione l'assegnista. Il premio Nobel può andare a casa, non, non ha nessuna importanza il titolo. E quindi dove invece non c'è la democraticità, se vogliamo così chiamarla, nei fatti? Cioè, noi non possiamo decidere per alzata di mano che se prendo un oggetto e lo lascio andare non cade perché qui la forza di gravità abbiamo deciso per alzata di mano che non c'è. Non funziona così, non si può decidere per alzata di mano dei fatti. Quelli sono i fatti e quelli sono, che ci piacciono o che non ci piacciono. Tante volte invece quello che vediamo è che di fronte ai fatti che non ci piacciono, molti. Sono propensi a dare ascolto a chi dice: Eh no, ma ve lo dicono loro che le cose sta così. Ma se ascoltate me vi, vi faccio vedere che invece è il contrario. Non funziona in questo modo. E come dicevo prima, quindi abituarsi e sviluppare una capacità di ragionare più critica ci permette di avere un atteggiamento più attento anche a queste sfumature, che possono sembrare sfumature, ma poi hanno delle conseguenze. Anche grave, non l'abbiamo visto adesso senza dover fare la, la cronaca di quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Purtroppo quello che succede deriva anche da questa confusione, da questa insicurezza diffusa, alimentata indubbiamente da chi ha interesse, anche politico, ad alimentare la confusione, la paura per trarne un vantaggio, eh, eh, che non è sicuramente una cosa bella o, o piacevole. Ma la confusione c'è, le persone insicure ci sono, le persone che non capiscono, che si spaventano ci sono. allora, o si trova il modo di aiutare la comprensione anche di, di tutti, comprese le persone che non hanno gli strumenti che non, culturali o, o critici per rendersi conto di cosa sta accadendo, o se non il rischio è davvero quello di eh, regalare questa, questo malcontento, questo malessere diffuso a chi ne approfitta, a chi non vede l'ora di diventare il megafono di un malcontento diffuso, ma per le motivazioni sue, ideologiche, eh, violente o chissà cos'altro. È qui che mi sembra no, che manchi davvero una comunicazione non solo televisiva ma, e non solo scientifica, ma proprio istituzionale, da parte di, eh, del governo, da parte di chi è chiamato a decidere, a prendere le decisioni. La spiegazione non può limitarsi come succedeva nei mesi della pandemia alle, alle 6, ci vediamo e vi leggiamo i dati dei contagi. Quella che spiegazione è? Quella crea un'ansia costante tutti i giorni. Facci capire cosa sta succedendo, che cosa si sta facendo per capire, come va avanti la ricerca nel mondo. Aiutaci ad avere una visione d'insieme, un'interpretazione dei fatti, perché senza questo è inevitabile che poi fioriscano le, le fandonie in, in tutti gli ambiti: sia da parte di quelli che semplicemente spaventati cercano conforto, sia da parte di quelli che invece cercano di approfittarne, sia da chi. Si diverte un mondo perché ci sono anche questi a mettere in giro eh, notizie false o per guadagnarci. Insomma, i motivi sono tanti per cui la confusione non se ne va da sola ma anzi viene alimentata. E, e manca però, e manca ancora, e sono quasi due anni fra un po' che eh, ci troviamo in questa situazione, è una comunicazione capace e, e che si rivolga abitualmente a tutto il pubblico anche a chi non ha le competenze scientifiche o gli strumenti critici, purtroppo manca. Assolutamente, l'investimento in mm. comunicazione è una cosa su cui <ride> bisogna premere, certamente. Prima di passare alla eh, diciamo, seconda parte del libro, per esplorare poi in maniera anche divertente come fai eh, i tranelli cognitivi che, a cui andiamo incontro ogni giorno, ti ho promesso una domanda sulla, sul tema dell'inclusione, perché una eh, delle tematiche che ha sempre a che fare con la democraticità della scienza è eh, capire quante persone hanno, stiamo parlando adesso della comunità scientifica naturalmente, hanno diritto di parola all'interno di questa comunità, perché eh, se noi fa, mh, diciamo che solo i, gli uomini ricchi, bianchi, benestanti occidentali sono coloro che eh, si occupano di scienza, magari avremo una eh, visione dell'agenda dei problemi da affrontare. Non eh, eh, limitata, diciamo se non altro, non eh, mh, aperta ad altre prospettive anche. E allora tu hai fatto questa scelta, che è una scelta anche insomma, molto evidente, molto forte, di mettere in copertina eh, questo. Eh, Simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale che si chiama Schwa. Eh, in realtà noi in italiano non lo utilizziamo moltissimo, ma ad esempio nella lingua inglese, nella lingua inglese è, è molto comune questo, questo suono: che è qualcosa a metà tra la E e la O, è come una vocale un po' chiusa. Quindi io non mi sono azzardato poi a pronunciarlo <ride> perché non saprei come fare. Però eh, dai un messaggio molto forte che è eh, l'importanza dell'inclusione. Allora, ci spieghi perché è importante questo tema anche nella comunità scientifica e anche poi andando fuori, nel, quindi anche nella comunicazione diciamo, delle, delle tematiche scientifiche? Assolutamente. Eh, ho voluto che ci fosse proprio nel titolo questo messaggio eh, in cui, che tenta di far capire che non è che bisogna sognare di essere scienziati. O anche scienziate, però molto più raro, diciamo, scienziati e scienziate. Quindi, o si faceva un titolo lunghissimo, eh, oppure si, si sceglie un'opzione come questa che, eh, che trasmette un messaggio. Che è chiaro che non, non cambia mh, le cose dall'oggi al domani, ma abitua, ci cioè comincia ad abituare al pensiero che forse. Utilizzare costantemente, perché è così che siamo abituati, perché è così che si fa sempre, eh, desinenza al maschile per qualunque cosa forse rischia di essere oggi no, un tantino limitante, perché per fortuna le, le scienziate, le ricercatrici sono sempre di più in tantissimi ambiti. Eh, ed è questa una bellissima notizia nei, nei licei, nel, nel, proprio anche le, le facoltà universitarie, se voi andate a vedere sempre di più quelle scientifiche, hanno numeri importanti di ragazze che scelgono questo percorso. Eh, una cosa che a cui anche qui siamo sempre indietro, per fortuna Padova è una città che, che in questo è, è avanti perché appena nominato una rettrice, è la prima eh, nella, nella storia dell'università, altre università hanno rettrici a capo delle, degli atenei, eh, però se noi andiamo a guardare i numeri eh, in assoluto dei so, i professori ordinari, i capi di dipartimento, i rettori in generale, vediamo che è sempre una minoranza molto decisa. No? Quindi c'è ancora tantissima strada da fare. E, il tentativo, ovviamente, questo è solamente di ricordarcelo, di, di, di accendere ancora una volta di più eh, un, una piccola luce su questo, su questo problema. Il libro, devo dire, ne abbiamo anche parlato, se scriverlo interamente così poi abbiamo provato a leggere e diventava un po' difficoltoso. Quindi, a volte c'è cioè, il maschile, a volte il femminile, insomma, a volte tutte e due. Però, insomma, l'idea è che comunque il contenuto riguarda tutti noi, tutte, tutte le persone. E mi sono perso forse un pezzo di domanda Ma mi sembra che, mi sembra che tu abbia risposto all'importanza all dell'inclusione. Dell passerei, se, se sei d'accordo, a parlare della seconda parte del libro. Quindi, eh, il lettore si trasforma in una sorta di Sherlock Holmes che deve stare attento agli indizi che raccoglie e eh, non affezionarsi troppo alle proprie idee pregresse, ma essere disposto, di fronte all'evidenza, a eh, riconoscere che l'ipotesi di partenza eh, non era quella giusta perché i fatti la smentiscono. E tu racconti molto bene come in realtà questo procedimento di abbandonare l'ipotesi eh, a cui ci si era affezionati è, è difficile perché, perché insomma siamo, siamo fatti così alla fine. No? E allora ti chiederei di, di, di spiegarci cosa, cosa significa applicare la mentalità scientifica nella vita quotidiana e quali sono, no, se vuoi, il, il tuo tranello cognitivo preferito, o la tua lista di tranelli cognitivi preferiti che si, che, che si incontra nella vita quotidiana adottando questo spirito critico. Sì, eh, beh, insomma l'idea era proprio quella di iniziare facendo capire come funziona la scienza, come funziona il metodo eh, e come un ragionamento, un modo di pensare basato sui fatti ci aiuta a raggiungere delle conclusioni e a prendere delle decisioni. Che poi, sono, eh, essendo basate sui fatti, sono più eh, utili nella nostra vita o nella vita delle persone che ci stanno accanto. La seconda parte è proprio il tentativo di mettere in pratica queste conoscenze nella nostra vita quotidiana e tra le prime cose che cerco di far capire è proprio il fatto che noi abbiamo tanti limiti. È vero che il cervello eh, del, dell'essere umano, del, dell'Homo sapiens, è qualcosa di straordinario che eh, nessun'altra specie possiede e che noi abbiamo sviluppato attraverso il corso dell'evoluzione a un livello tale che ci permette di ottenere e di raggiungere traguardi che solo pochissimi, solo un secolo fa ormai possiamo dire, ma sicuramente qualche mille, duemila anni fa erano totalmente inimmaginabili. No? Ed è un tempo brevissimo, in, in, in veramente quasi insignificante nella lunghezza del, dell'evoluzione del, del cervello dell'homo sapiens diciamo 200.000 anni rotti di più anzi ehm, che si evolve questo cervello sempre nello stesso contesto, sempre nello stesso eh, mondo cioè un mondo inospitale, in, in un mondo selvaggio con bestie feroci con nemici quindi pieno di pericoli E un cervello che si deve abituare se vuole sopravvivere se l'organismo che lo trasporta vuole sopravvivere e riprodursi, che sono i suoi obiettivi principali, deve abituarsi a prendere delle decisioni istantanee, non può fermarsi a riflettere, quindi si abitua per tutto questo tempo ad avere reazioni istintive che probabilmente gli salveranno la vita. No? Quindi se vede l'ombra dietro il cespuglio, non si ferma a guardare i giochi di luce e riflessi, ma immagina che dietro forse c'è una tigre o un leone e scappa a gambe levate e quindi anche se era solo un gioco di luce e ombre, 99 volte, una volta però magari c'era davvero e quindi rischiava di non sopravvivere più. Quindi sono meccanismi che ci hanno aiutato, eh, questo continuo ricorrere alla, alle risposte istintive, impulsive legate alle nostre emozioni, non sono le cose più antiche che sono presenti nel nostro cervello, col passare del tempo, ma arrivando a tempi recentissimi, come dicevamo, all'ultimissima eh, frazione della, eh, della nostra evoluzione, che sono eh, gli ultimi 10-12 mila anni, quando l'uomo si ferma, quando inizia a fermarsi perché scopre l'agricoltura, e quindi scopre che se pianta dei semi poi crescono sempre lì continuamente delle piante che può trasformare in cibo e non ha più bisogno di andare alla ricerca di eh, cibo per, o animali da cacciare inizia a creare i primi luoghi, i primi, le prime città, i primi luoghi di, di ritrovo delle persone che hanno bisogno a quel punto di sviluppare un modo per comunicare tra di loro, un modo per scambiarsi informazioni. Nasce eh, la scrittura, nasce la matematica, il calcolo, eh, il bisogno quindi di salire di livello e di sviluppare delle capacità superiori. Eh, che non a caso, essendo le ultime arrivate nel nostro cervello, si trovano sulla corteccia no? del, del, del cervello. Però sono recentissime e ancora oggi noi, nonostante viviamo in mezzo ai grattacieli, viaggiamo nello spazio e, e, e pensiamo di essere eh, una, una specie tecnologicamente spaziale e, e, e futuristica, in realtà abbiamo ancora tutti quegli impulsi, tutte quelle reazioni istintive sono quelle che ci traggono molto spesso in inganno e allora noi di fronte a messaggi e comunicazioni che ci arrivano attraverso i social, per esempio, che frequentiamo costantemente ogni giorno, reagiamo d'impulso a tutti quei messaggi che sono scritti, sono creati in modo da farci arrabbiare, da farci indignare, da farci magari esaltare perché confermano qualcosa di cui siamo convinti. Cioè, giocano sulle nostre emozioni e chi li mette sa benissimo che funziona così. E perché lo fa? Perché mette questi titoli così strillati, così pieni di punti esclamativi, parole maiuscole che ci colpiscono e che ci costringono magari a condividere quella notizia che, o quel video che abbiamo appena guardato? Perché sa che quando le emozioni sono, eh, sono forti, sono eh, preponderanti, le capacità analitiche sono più deboli, sono più offuscate, non abbiamo la forza, la voglia, l'interesse di approfondire, di farci delle domande, e quindi siamo tentati di cliccare, di condividere e di portargli in tasca, insomma, in sostanza anche lì. O, o dei soldi o dei voti o, o tante altre cose. Abituarsi invece a fermarsi per chiedersi: eh, siamo sicuri che questa cosa sia vera? Mi, proprio il fatto che mi sta facendo arrabbiare quello che ho appena letto. Non, non sarà che deriva dal fatto che qualcuno ha voluto creare un titolo così forte perché io mi arrabbiassi? Fammi vedere che cosa dice qualcun altro, qualche altra fonte, magari diversa da quella che sto vedendo, magari eh, più di una, no? due o tre fonti diverse, magari che nel passato non si sono dimostrate eh, simili a raccontare notizie esaltanti o eclatanti che poi magari non erano vere. Quindi. E si tratta proprio di abituarsi un po' alla volta e perché è faticoso: è faticoso perché richiede la necessità di, di fermarsi a riflettere, richiede, eh, ci richiede di, di non reagire d'impulso, ma di frenare le nostre stesse emozioni, che, che va contro la nostra natura. Quindi, no, per questo, è molto difficile riuscire poi a, a farlo sempre e, e tutti quanti alla fine. Caschiamo in questo o in quel bias, in quell'errore cognitivo. Il pregiudizio di conferma è uno di questi. È quello per cui noi andiamo alla ricerca di tutto ciò che conferma l'idea che ci siamo fatti su qualcosa. Eh, e quindi se cerchiamo conferme ne troviamo tantissime. Per qualunque cosa, eh, che la Terra sia piatta, che ci siano gli extraterrestri che governano gli Stati Uniti, quello che volete voi. Se andate alla ricerca di conferme, le trovate. Bisogna invece abituarsi, come dicono, l'arte del dubbio, qual è? Quella e il metodo scientifico cosa fai? La scienza non va alla ricerca delle conferme per un'ipotesi, va alla ricerca proprio delle smentite. Va a a cercare qualcosa che potrebbe dimostrare che quell'ipotesi è falsa. Non lo fa perché è masochista, non lo fa perché è crudele, eh, eh, lo fa proprio perché, se non la trova, allora significa che forse sta in piedi. E forse è vera quell'ipotesi lì. Invece, noi cerchiamo più che altro conferme. No? Sapete il, eh, che noi tendiamo sempre a inseguire le, le bugie scomode e rifiutiamo eh, scusate le, le bugie rassicuranti e rifiutiamo invece le verità scomode perché eh, ci dà fastidio accettarle perché vanno contro quello che noi pensiamo abituarsi a non solo a farsi le domande, ma anche a mettere in dubbio le cose che già pensiamo è più difficile, ma forse può aiutarci a capire meglio le situazioni e poi mi, mi chiudo eh, un'altra Possibilità, un'altra cosa che invece, come dire, non dovrebbe mancare nella nostra dieta informativa è proprio il fatto di ascoltare ogni tanto persone che la pensano in maniera diametralmente opposta alla nostra. È ancora più faticoso, ancora più difficile, perché magari sappiamo e magari è proprio così: quello che dice la persona che la pensa in modo diametralmente opposto a noi dice delle sciocchezze in mani. Però provare a mettersi nei panni di quella persona, di, di, di quel gruppo ehm, e cercare di capire che cosa li può portare a raggiungere idee simili, ovviamente non è che poi dobbiamo pensarla allo stesso modo, ma magari riusciamo a capire meglio chi ci sta vicino. No? Io ho scritto ehm, qualche, un paio di settimane fa un articolo sul post che si chiamava eh, Cosa fare con lo zio complottista. Eh, L'idea era proprio quella, cioè se noi allo zio complottista, cioè quello che ci mandi messaggi, eh, hai, hai visto il vaccino? È un, non funziona, è finto, ci sono dentro i 5G, non so che altro, anziché dirgli, eh, guarda lascia stare, o non rispondere, o ignorarlo, o dirgli ma sono scemenze, non continuare a mandarmi sta roba, oppure dirgli no, guarda le evidenze scientifiche dicono che anziché fare così che non ha, un effetto non, non aiuta eh, lo zio che si fa mille domande che vorrebbe capire, ma non ha gli strumenti per fare le domande giuste. Forse, ed è la cosa che costa più eh, chiaramente più fatica, imparare ad ascoltarlo, a provare a farsi spiegare perché arriva a certe conclusioni senza volerlo smentire subito, ma cercando di ascoltare, di dargli un ascolto. Non dico che lo porterà mai a cambiare idea e a, eh, e a rendersi conto che forse si sbaglia perché quello richiede davvero un, un cambiamento interno in cui noi non possiamo intervenire, ma magari gli fa vedere che dall'altra parte non ci sono tutte persone che sono pagate da Bill Gates o da chi per, per mettere in crisi lui e gli altri che la pensano allo stesso modo. Ci sono altre persone che forse possono avere un'idea diversa perché osservano i dati fidandosi di, eh, di quelle che sono le evidenze eh, oggettive che magari arrivano dalla scienza e forse hanno qualche motivo per farlo. Quindi se, se noi ci abituiamo ad avere uno scambio, e non è facile, mi rendo conto che eh, mi arrivano tutti i giorni messaggi di persone che me lo dicono, no? ma è impossibile, si litigano. non appena iniziamo a parlare di queste cose ci mettiamo a strillare, eh, non, non so più come fare. E non, è, non è per niente facile, me ne rendo conto, e in alcuni casi è davvero come parlare contro un muro, quindi è totalmente inutile. Però almeno tentare ogni tanto, e io lo vedo, ogni tanto ci sono persone che non sono completamente eh, perse, che non si possono in nessun modo recuperare, perché anche appunto stando sui social in particolare io vedo subito no, le reazioni che hanno le persone, quello che mi scrivono, quello che dicono, che commentano. E non sono pochissimi quelli che mi dicono. Magari io pensavo completamente in maniera diversa. Ero convinto che fosse così e così. Poi ho cominciato a vedere un video, due o tre video dei tuoi. E al di là del contenuto ho capito un modo per eh, farsi delle domande, per affrontare i problemi. E mi sono reso conto che mi sbagliavo. E queste sono eh, grandi conquiste, anche se parliamo di una persona, di cinque persone, di dieci persone su milioni. Perché... Un po' alla volta, se tutti noi riuscissimo a parlare e a cercare di far passare senza noi stessi lasciarci prendere dall'emozione, dalla rabbia, no? perché è quello il rischio sempre, forse qualche piccolo passo avanti lo possiamo fare, però è chiaramente un discorso molto complesso. Grazie anche per averci dato questa panoramica eh, della tua attività di comunicazione sui social dove lo zio complottista rischia di trovartelo tutti i giorni a tavola, no? in una tavola virtuale naturalmente però tu hai scelto anche di lavorare sui social e devo dire anche che le notizie si strillate si trovano sì sul web ma purtroppo si trovano spesso anche sui giornali e quindi anche lì bisogna però è importante esserci come fai tu e, e provare insomma, a, a rendere il meno inquinato possibile no, questo ambiente mantenendo la, la metafora ambientalista noi ci avviamo verso gli ultimi 5 minuti della nostra conversazione quindi io intanto invito il pubblico a prepararsi eh, domande se ne hanno da rivolgere a Massimo io come ultima domanda ti chiedo ma eh, secondo te eh, chi dovrebbe sviluppare più una mentalità critica eh, familiare, diciamo, con il metodo scientifico, il cittadino comune o magari anche il rappresentante politico. A chi serve di più? Serve a tutti, serve a tutti indubbiamente. Servirebbe molto a chi prende decisioni. Chi prende decisioni per la comunità se non ha le basi per prendere queste decisioni in una maniera che sia eh, non dettata dall'emotività, dall'ideologia, dalla dalla passione di qualunque tipo, ma sia dettata dai fatti, ehm, forse le decisioni che prende saranno migliori per tutti, indipendentemente da, da come la pensano le persone, no? perché prendere decisioni, perseguire un, un ideale di qualunque tipo, ehm, non è detto che siano le decisioni meglio prese, non vuol dire neanche che la scienza debba diventare Uh, devo guidare uh, un popolo devo, uh, devo andare al governo Perché sono ambiti diversi Chi fa ricerca, chi fa uh, scienza Ha un modo di ragionare Di vedere le cose Che è veramente uh, uh, come dire, Basato su, su quei fatti lì Sulla sperimentazione E prende decisioni Che non possono che essere quelle Chi fa politica si deve basare sui fatti, anche quelli contribuiti dalla ricerca scientifica, ma poi deve tenere conto anche di tanti altri fattori, di tanti altri elementi sociali che non, che non si possono decidere con un esperimento scientifico. Quindi è un lavoro complesso quello di chi vuole fare politica. Non è vero che ci si improvvisa che chiunque può farlo, non è assolutamente vero, e questo è anzi, è proprio la causa eh, di, di tantissimi eh, guasti che vediamo anche oggi nella politica. Eh, servirebbero mh, delle vere e proprie scuole e di disciplina politica che insegnino, tra le altre cose, anche a dare ascolto a chi presenta dei dati oggettivi, come fa la scienza, come fa la ricerca, imparando però appunto a valutare i fatti, a tenerli ben presenti perché quelli sono i fatti e non si possono cambiare e a prendere delle decisioni di conseguenti che però abbiano una visione d'insieme, appunto, soprattutto sociale, eh, che non è qualcosa che la scienza ci può dare. Diciamo che questa pandemia, in questo senso, è stato un laboratorio no, a cielo aperto di, di sperimentazione, di dialogo tra scienza e politica, come forse non era mai avvenuto prima. In altri paesi, magari ci sono organi di consulenza più stabili da questo punto di vista nel eh, favorire il dialogo tra scienza e politica. Ma eh, ai posteri, l'ardua sentenza di come è andata, se abbiamo imparato qualcosa, lo vedremo. E grazie mille, allora intanto Piacere. Massimo Polidoro e aprirei eh, la, eh, alle domande del pubblico, se ce ne sono, eh, molto volentieri. Mi sembra che ci sia anche un microfono forse che, che può raggiungere le singole persone, giusto? Aspetti che le portano il microfono così sentono anche da casa magari. Lei? Sì, sì, lo temo. Beh, intanto complimenti per questa chiacchierata molto bella. Grazie. Io mi chiamo, eh, scusate, mi sono abituato così, io mi chiamo Giovanni Abatangelo, venni a Padova nel lontanissimo eh, 65, 1960, non 800 e appena iscritto a medicina ebbi la fortuna di entrare nell'istituto di istologia e quindi oggi ancora, l'istituto è diventato oggi medicina molecolare diretto da Crisanti, Ancora oggi continuo a collaborare con chi dei miei collaboratori è rimasto. Quindi ho un curriculum di esperienza abbastanza lungo. Uh, a me capita ogni tanto, e quindi volevo sapere anche un po' la vostra opinione, di, di parlare, anzi cerco di provocare, ma le persone più semplici, no? soprattutto in occasione della pandemia, che ti dà lo spunto, perché ti chiedono, ma tu sei dottore, cosa ne pensi di questo o di quest'altro? Io chiedo sempre questo, come mai se dovete scegliere un medico vi informate dal vicino, dalla parrucchiera, dal fruttivendolo? Se dovete fare un lavoro in casa e chiamate un geometro, un ingegnere, vi informate chi è il più onesto e anche il più bravo. Quando si tratta di votare un politico, come mai dico, un cittadino non si chiede se quel, po quel politico se ne intende, che so io, di argomenti. Per... Faccio un, e chiudo un banale esempio. Uh, Com'è possibile che un ministro che viene delegato a programmare la viabilità non faccia un'indagine ricorrendo agli esperti di come evolverà il traffico almeno in 50 anni? No. Allora io per esempio ho vissuto, voi siete troppo giovani, la Venezia-Milano, due corsie e dopo dieci anni si sono accorti che andavano fatto quattro corsie. Cioè, quindi voglio dire, questa mancanza di metodo scientifico, che tra l'altro, e chiudo, ha messo bene in evidenza la Elena Cattaneo nel suo libro Armati di Scienza, ecco, io lo ritengo appunto un problema che andrebbe un pochino messo sul tappeto e stimolare la gente a chiedersi quando fa una scelta politica deve usare lo stesso criterio scientifico che usa quando sceglie appunto un, un professionista qualsiasi. Ecco, oh, spero di aver rotto il ghiaccio anche per qualche d'un altro. E comunque complimenti ancora. Grazie signor Giovanni. Beh, mi sembra un'ottima osservazione. Il, credo che, se poi ti passo la parola Francesco, che un, un, un fattore sia quello di cui parlavamo prima, cioè... Quando entra in gioco la scelta di tipo politico, quindi ideologico, magari la parte emotiva tende ad avere sopravvento perché chi fa politica, soprattutto chi magari fa comizi, fa comunicazione in televisione, tocca quei tasti emotivi che ci portano ad avere delle reazioni di rabbia, di indignazione, di disgusto, che quindi ci avvicinano a chi sostiene la nostra stessa. Idea. Se invece noi ci mettessimo a valutare le statistiche, i dati, magari ci rendiamo conto che le cose che dice sono false, non è vero, giocano su, magari su paure molto diffuse ma che non sono giustificate dai dati. Purtroppo questo è qualcosa che tendiamo a non fare. Eh, sarebbe un mondo ideale, temo, quello in cui eh, ci fermiamo a valutare scientificamente non solo il curriculum ma anche le affermazioni dei singoli politici. Però abituarsi, come dicevo prima, no? già dalla scuola a essere più critici renderebbe la vita difficile anche a certi personaggi. Assolutamente, grazie per, per l'intervento. Mi viene da fare due commenti al volo così. Uno è che eh, politici e scienziati hanno due fini completamente diversi, cioè la fine della comunicazione del politico è convincere, persuadere con ogni mezzo possibile, l'elettore per farsi votare, lo scienziato non ha questo fine comunicativo. Lui il suo compito è dire il più possibile come stanno le cose, con un margine di incertezza il più piccolo possibile. Quindi eh, non possiamo neanche aspettarci dai politici lo stesso rigore, diciamo, che hanno gli scienziati, perché fanno mestieri completamente diversi. E un po' dobbiamo accettarlo questo gioco. Quello che invece possiamo, secondo me, chiedere ai politici, come lei diceva, è assolutamente una maggiore lungimiranza. Perché, essendo proprio eh, interessati alla sostanzialmente all'elezione successiva, tendono a porre l'asticella non troppo distante dal presente. Mentre invece eh, una cosa che forse, spero, stiamo iniziando a vedere proprio in questi anni è, eh, porto l'esempio del, del tema del cambiamento climatico, della transizione energetica, eh, temi di cui mi sono occupato di recente. Ed è quello che adesso noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere al 2030, degli obiettivi da raggiungere al 2050. Dobbiamo ridurre le emissioni della metà entro il 2030, dobbiamo ridurre le emissioni a zero entro il 2050. Guardate bene che gli scienziati dicono da almeno 50 anni che eh, il, il clima cambierà mano a mano che accumuleremo in atmosfera. Uh, più uh, anidride carbonica, solo che sono stati molto poco ascoltati fino adesso dai politici che dei politici e non solo, perché ci sono delle vere e proprie campagne di disinformazione che sono state fatte relativamente al clima, anche da parte delle industrie dei combustibili fossili. E tra l'altro una delle autrici che ha portato eh, alla luce questi fatti è proprio Naomi Oreskes, la stessa autrice del libro di cui abbiamo parlato oggi, Fidarsi della scienza, ha scritto un altro libro che si chiama Mercanti di dubbi, molto importante, che parla proprio dell'industria del tabacco per il fumo e delle industrie dei combustibili fossili che tentano di minimizzare il problema. Quindi come vediamo la società è un organo fatto di tantissime parti molto complesse e non tutte remano nella stessa direzione, anzi quasi mai naturalmente. Però adesso è anche compito dei cittadini chiedere ai politici maggiore lungimiranza di fronte a problemi così grandi che riguardano tutti. Quindi sicuramente questo. Sì, aggiungo solo che lo, lo stiamo vedendo per fortuna, no? Soprattutto nei ragazzi, questo atteggiamento eh, che questo chiedono ai politici di affidarsi ai dati scientifici per prendere decisioni che poi riguarderanno soprattutto il loro futuro, no? E eh, certo che magari chi eh, già eh, ha avuto la sua vita soddisfatta e dice vabbè, ma sai fra. 50 anni mica ci sarò ancora, è un problema che non mi riguarda, riguarda invece le, le future generazioni, riguarda i figli stessi di queste persone, i nipoti. Quindi essere così, così miopi, così poco lungimiranti per un, un guadagno di, di breve termine è, è davvero non solo eh, dannoso per, per tutto il pianeta, ma totalmente eh, miope e, e incapace di rendersi conto che ci si fa male da soli. Se c'è qualche altra domanda dal pubblico, eh, volevo sapere se ci sono delle tecniche per separare come si dice il grano dalla crusca, no? cioè, gli impostori da invece gli scienziati buoni, insomma. Grazie mille. Grazie, un'ottima domanda e, e sarebbe bello se ci fosse la, come dire, la, la, la soluzione alcalina in cui infilare l'affermazione per vedere se è vera oppure no, o la bacchetta magica. Ehm, la scorciatoia non c'è, però ci sono tanti elementi che dovrebbero metterci in allarme quando, eh, no, quando notiamo la notizia, quando per esempio... Vediamo un post, un video eh, in cui si dice: eh, in cui si diffonde insomma una, un, una presunta notizia senza dare la fonte, eh, senza dire esattamente chi ha fatto quell'affermazione, o se lo si dice è totalmente sconosciuta o magari è conosciuta, ma in passato ha fatto affermazioni squilibrate di vario tipo. Tutti questi elementi dovrebbero metterci in dubbio, in allarme, dire ma sarà vera questa cosa. Quindi chiedersi, iniziare a chiedersi qual è la fonte di questa informazione è la prima cosa. Se non riusciamo a stabilire che quella fonte è credibile già dovremmo essere in dubbio. Il secondo passo è quello di cercare di capire cosa dicono altre fonti, no? quindi fare un confronto con altri punti di vista. Se c'è, come dicevamo prima, lo scienziato, il medico che dice qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri, è sospetto perché nel mondo d'oggi non siamo più all'epoca di Galileo, nel mondo d'oggi la ricerca e la diffusione della, della comunicazione tra scienziati è talmente estesa che non dura tanto eh, un'affermazione eh, se questa è vera. Eh, o se questa è falsa, lo, lo, lo si scopre in tempi abbastanza, abbastanza rapidi, eh, dovrebbe metterci in sospetto il fatto che il novello Galileo, come dicevamo prima, si rifiuta di condividere i suoi esperimenti, i suoi risultati, si, si professa vittima del sistema, questi sono indizi classici dello pseudoscienziato, del truffatore, da cui chiaramente stare alla larga e prendere le distanze. Poi ce ne sono tanti, insomma nel libro cerco di dare un po' di, di strumenti di questo tipo proprio perché ci abituiamo a utilizzarli e, e, e meno è, è facile che si diffondano. Grazie, uh, mi chiedevo come possiamo invogliare una persona a mettersi in discussione e motivarla per coltivare l'arte del dubbio. Penso che magari i bambini possano essere più propensi a mettere da parte le proprie convinzioni, ma com'è possibile fare questo con una persona adulta che magari ha già delle idee, magari non sprovvedute, magari sue convinzioni personali. E come possiamo insomma motivarla a? e darle una ragione affinché essa si metta in dubbio? Anche questa è una bellissima domanda, perché è vero che i bambini, i ragazzi hanno una mente ancora plastica che si può, eh, per così dire, insomma, eh, plasmare in una maniera che li aiuti poi a crescere più critici, mettersi in discussione, abituarsi al dubbio. Da adulti le convinzioni si sono stabilite, si sono un po' fossilizzate, se vogliamo diventa più difficile cambiare idea soprattutto su cose magari importanti. Però se la comunicazione che noi, se il tentativo che noi facciamo per far cambiare le idee a qualcuno che la pensa diversamente è quella di aggredirli, di dargli dell'ignorante, di dirgli tu non sai niente di questo, io sono uno specialista e quindi stai zitto, ti dico io come stanno le cose. È difficile che la persona che si sente apostrofare in questo modo poi dica: Ah sì, forse ha ragione, forse devo cambiare idea perché è una persona competente e io sono solo uno stupido. Non credo succeda, no? E, e invece lo abbiamo visto in passato, lo vediamo ancora adesso purtroppo. Pensiamo, prima che ci fosse tutta la pandemia, anche Novax vecchio stile, quelli che si rifiutavano di vaccinare i bambini, tirando fuori tantissime eh, storie di vario tipo che però. Se noi ci mettiamo nei panni di due giovani genitori che ne sanno niente e si spaventano proprio perché leggono chissà cosa sui social, non è comprensibile che due genitori possano avere paura e, e, e preoccuparsi per la salute del proprio figlio. Certo che è comprensibile, quindi se noi ci mettiamo nei loro panni non ci viene da dargli degli stupidi perché non si fidano ciecamente di qualcosa. Vogliono fare delle domande, vogliono capire e quindi proviamo a far capire, magari se il messaggio del prevenire e del fatto che se tutti quanti si vaccinano è molto più difficile che si diffonda una determinata malattia può avere poca presa, proviamo a far capire quali sono le conseguenze del non vaccinarsi, no? già a raccontare quelle che sono le malattie che possono arrivare al proprio bambino se non viene vaccinato per certe cose e, e, le, e purtroppo nel mondo Ancora oggi no? muoiono tantissimi bambini di malattie che, di cui alcuni sorridono come il morbillo: ah, sì, ma fa solo delle, delle macchioline rosse, Beh, ma tanti bambi, tantissimi bambini ancora muoiono per questo. Forse è una strada diversa e forse può aiutarli. Come dicevamo prima: no? come si parla con uno che è radicato nelle sue convinzioni? Si tenta, ehm, si prova a ragionare insieme. Ma se prevale l'emotività da una parte e dall'altra eh, non può che esserci uno scontro. Da una parte ci possiamo mettere in gioco no, in noi pronti anche a, a dimostrarci, attenti a quelle che sono le paure, le esigenze e eh, le domande di, di, di chi ci sta di fronte, ma se dall'altra parte c'è solo la reazione emotiva, non si riesce a stabilire un contatto. Questa in me, eh, no, quindi, lo sforzo è duplice da parte di chi cerca di. Di provare a ragionare con qualcuno che a ragionare fa fatica, magari. Aggiungo solo un brevissimo commento su questo punto. Sono d'accordissimo con quello che dici e lasciando perdere i ciarlatani, che quelli ci sono, insomma, vanno individuati e, quando insomma, si può, anche isolati il più possibile. Ma se noi guardiamo anche proprio al modo di ragionare che hanno persone che magari hanno convincimenti. Uh, appunto, scettici sul vaccino, vediamo: faccio questo esempio che hai fatto anche tu, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Vediamo che in realtà spesso c'è proprio un'applicazione uh, con una buona intenzione anche delle armi della mentalità scientifica, che però vengono applicati male. Ad esempio, cioè, un, eccess un eccesso di dubbio porta al sospetto, no? un eccesso di parsimonia, come. No, uh, Criterio di selezione delle ipotesi può portare a una ipersemplificazione, no? un eccesso di pensiero eh, critico. Eh, io sono un pensatore libero, porta a pensare so tutto io perché io sono libero. Quindi, vediamo che il confine è molto labile tra mh, strumenti del ragionare criticamente e. Prendere clamorosamente un granchio. L'importante è tenere il canale di comunicazione attivo con queste parti perché nel momento in cui si interrompe non, non si può più recuperare nulla e lì la partita è persa. Credo che siamo giunti alla sì. conclusione del nostro tempo. Penso, penso, di sì. penso di sì. Allora io ringrazio tantissimo Massimo Polidoro. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. Ringrazio il pubblico che ci ha seguiti e auguro a tutti un buon proseguimento di festival. Arrivederci e Arrivederci. buona serata.